dei tempi è sempre arrivato prima. Esatto. Da quando interrogavano a scuola, mi sa che Esatto. frase. Da quando c'erano emozioni dentro al partito pure. Ero costretto a organizzare scioperi quasi tutti i giorni per sfuggire all'ordine alfabetico. Ecco, Siamo adesso qui. siamo in diretta e vi ringrazio Maurizio Acerbo, segretario del Partito della Rifondazione Comunista, Nicoletta Pirotta del DIFE, Movimento Femminista Italiano, e Matteo Pucciarelli, il famoso giornalista, non ha bisogno di presentazione. Abbiamo iniziato questo percorso già qualche settimana fa parlando appunto, diciamo usando l'anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano il 21 gennaio scorso, di 100 anni fa, per un po' fare un ragionamento su quello che è stato, innanzitutto, quello che è stato il Movimento Comunista, la formazione, la fondazione di un partito di quell'area, di quella area culturale, ma con l'idea, insomma, di mano a mano arrivare anche poi a definire qual è il percorso, qual è stato il percorso e quali sono diciamo gli sviluppi possibili e futuri di quel pensiero e di quell'azione politica che il Partito Comunista Italiano ha rappresentato diciamo per molti anni è stato il più grande partito comunista d'Occidente. E quindi a Maurizio, che essendo con la A Acerbo è il primo a essere interrogato, poverino come sempre, e volevo proprio chiedere questo, qual è l'idea, noi abbiamo un po' legato l'idea del Partito Comunista come un partito legato alla rivoluzione, cioè a quel movimento europeo che in quel momento veniva manifestandosi e diciamo aveva quella proposta, propulsione rivoluzionaria e come quello che pensi tu di quello che è stato e di quello che potrebbe essere questo legame tra il partito e la rivoluzione. Maurizio. Innanzitutto grazie per questa occasione per discutere di cose molto, a mio parere, importanti. Io distinguerei due piani, innanzitutto quello storico, che tra l'altro il piano su cui si sono fatti più danni negli ultimi anni e anche in questi anniversari in cui vengono mescolate insieme cose assai diverse in maniera confusa. È certo che il Partito Comunista d'Italia, che poi ricordo l'ordine nuovo titolò nasce il Partito Comunista Italiano, ma d'Italia era per l'adesione all'Internazionale Comunista, è un prodotto della rivoluzione d'ottobre. Senza la rivoluzione d'ottobre non ci sarebbe stato né Livorno né quel Partito Comunista. Non significa questo che non ci sarebbero state divisioni nel movimento operaio, perché io voglio precisare una cosa che sfugge molto spesso. Il comunismo è qualcosa di molto più antico, del 1917. Possiamo dire che con la rivoluzione d'ottobre nasce la corrente comunista egemone nel Novecento, cioè quella che si rifà, alla rivoluzione d'ottobre. E quindi per la prima fase al Comintern, all'Internazionale comunista. Ma appunto, come disse, faccio questa precisazione perché ho appena finito questo libro di Marcello Flores e Giovanni Gozzini, che tra l'altro usa la stessa foto che hai usato tu. Questi sono l'occupazione delle fabbriche del 1920 al Nuovo Pignone. Tra l'altro campeggio anche nella mia cucina perché me la regalarono qualche anno fa.
formato poster. E Turati, infatti, al congresso di Livorno interviene e rivendica che anche lui è comunista. Anzi, dice Turati, guardate che il comunismo in Italia, cioè quello di Marx e Engels, l'ho portato io quando voi non eravate manco nati. Lo dico questo per collocare rispetto a quella storia. Ora mi pare che ci sia un tentativo piuttosto riuscito, purtroppo, di fare un'operazione che è cominciato nell'89, anche un po' prima, ma dall'89-91 ha avuto successo ed è diventato anche egemone a sinistra, di ridurre quella vicenda rivoluzionaria allo stalinismo e ai regimi nati dopo lo stalinismo, sviluppatisi dopo lo stalinismo, avendo quel modello, nella maggior parte dei casi senza più il terrore staliniano, ma quel modello autoritario, e quindi decretare, dato che la maggior parte di quei regimi, compreso quello dell'Unione Sovietica, sono crollati, insomma caduti nel 91, tra l'89 e il 91, la morte del comunismo. Nel momento in cui si contrasta questa tesi, che a mio parere è assolutamente infondata, io credo che noi dobbiamo stare attenti anche a rifiutare la lettura per cui sarebbe tutto criminale quello che è accaduto dal 17 in poi, e addirittura quello che è accaduto dal 21 in poi, cioè la nascita del Partito Comunista Italiano, che sia stata una catastrofe che come primo risultato ha prodotto la vittoria del fascismo. Io penso che nessuno può essere socialista o comunista senza essere rivoluzionario. Gli stessi riformisti, quelli storici, insomma, quelli da Bernstein a Turati, appunto, sui fini ultimi, Turati a Livorno dice non solo di essere d'accordo con i comunisti che stanno per scindersi, ma persino con gli anarchici. Cioè l'unica vera differenza è sempre Turati, che era un tipo molto preciso, geometrico nell'esposizione, la chiarisce, era rispetto al fatto rivoluzionario, che in quel momento non era una categoria astratta come può essere oggi. Oggi noi tutti abbiamo una visione della rivoluzione processuale, non pensiamo più che ci, almeno in questo momento storico e da molti decenni nelle società occidentali avanzate, ma non solo, persino in America Latina, non si ha più l'idea della rivoluzione, insomma, secondo il modello della Grande Rivoluzione francese o dell'ottobre 17, cioè di un atto che si svolge, insomma, molto concentrato di rottura rivoluzionaria. Noi quando parliamo di rivoluzione, intendiamo dire una radicale trasformazione della società. Ora, se non c'è questo spirito rivoluzionario, a mio parere non c'è, almeno a sinistra, politica di massa. C'è altro, al massimo c'è il Partito Democratico Americano e le caricature italiane. Da ultimo, su questo vorrei chiarire una cosa, che questa idea della rivoluzione, che può declinarsi come la rivoluzione d'ottobre, ma anche come un'idea molto più processuale, e diciamo in Italia noi abbiamo avuto il pensatore che questa cosa l'ha messa in ordine per primo Gramsci, quando ha aperto la riflessione sulla rivoluzione in Occidente, era presente fin dall'origine del nostro movimento in Karl Marx. Karl Marx, che era persona laica, molto sempre in grado di mettere in discussione i differenti contesti, e che sicuramente era un rivoluzionario, spero almeno questo ce lo concederanno tutti, ha scritto testi in cui spiegava come si faceva la rivoluzione, come accadde nel 1917, ma nelle riunioni dell'Internazionale spiegava anche che si poteva ipotizzare che laddove ci fossero società in cui fossero garantiti al movimento operaio, ai socialisti, la possibilità di svolgere la propria attività in maniera legale, beh, questa rivoluzione poteva accadere anche attraverso, diciamo, un processo democratico, quello che poi Togliatti, Nenni, eccetera, dopo la Seconda Guerra Mondiale chiameranno via democratica. Ora, questo era compresente quindi nel dibattito del movimento comunista, socialista nell'Ottocento. Insieme questi due erano compresenti e dipendeva dalla realtà storica. Ora, è oggettivo, e chiudo, che a Livorno nel 21, come in tutti gli altri paesi, è nato il Partito Mondiale della Rivoluzione, cioè i
rispetto al massacro enorme che viene sempre dimenticato quando si elencano i massacri, si dimenticano quelli che sono naturali, no? Io per esempio leggo sempre della carestia in Cina durante il grande balzo avanti di Mao, ma non leggo mai che l'età media, quando nel 1949 l'Armata Rossa contadina di Mao entra a Pechino in Cina, l'età media era 35 anni, 20 anni dopo era 75, e quindi forse c'era una naturalità della morte, dello sterminio, eccetera, a cui la memoria poco esercitata. Ebbene, concludendo, quei giovani, perché la maggior parte erano giovani, che fecero i partiti comunisti in Italia e non solo in Italia, rispondevano a una domanda. Di fronte alla guerra, i bolscevichi avevano intrapreso, questo si dimentica sempre, non la rivoluzione russa per rimanere in Russia, ma la rivoluzione mondiale, la rivoluzione europea. E anche quando si parla di fallimento di quell'esperienza, si dimentica che in tutti i loro discorsi, Lenin, Trotsky e tutti i capi della rivoluzione russa, dicevano che solo con lo sviluppo della rivoluzione in Occidente, negli altri paesi avanzati, soprattutto in Germania, beh, loro avrebbero potuto farcela. Dico questo perché se non si contestualizza storicamente la discussione, arriviamo alle caricature che oggi sono dominanti. Nel fare un bilancio, se noi pensiamo a cosa hanno messo in discussione tra il 17 e il 21 quei giovani rivoluzionari, io penso che nonostante la tragedia dello stalinismo, il bilancio sia assolutamente positivo, e lo sia soprattutto in Italia, dove, come ha raccontato a mio parere molto bene, scegliendo delle biografie, Matteo, sostanzialmente in Italia, ma come in tanti altri paesi, potrei andare agli antipodi, in Sudafrica, Nelson Mandela spiegò che aveva aderito al Partito Comunista, o meglio, lui lo ha sempre negato, ce l'hanno detto dopo, che comunque per i neri gli unici bianchi che lavoravano con i neri su un piano di parità per combattere la segregazione erano i comunisti. Potrei fare altri mille esempi, ma la chiudo qui. Quindi io credo che sono completamente d'accordo con la cosa che dicevi tu, che senza idea di rivoluzione, intesa in senso non militare, diciamo, non c'è politica e soprattutto non c'è sinistra, e lo si vede nella vicenda dei vaccini. Oramai è diventato rivoluzionario in questo mondo persino chiedere che non ci siano i brevetti sui vaccini e che si possano produrre per curare immediatamente tutta l'umanità. Grazie Maurizio, tra l'altro questa è proprio una battaglia di Nelson Mandela contro i vaccini per la medicina anti-HIV. Ha citato Matteo, gli giro subito la parola, perché è evidente che diciamo c'è questa moltiplicarsi di pubblicazioni sulla dannazione della sinistra a scindersi diventa un po' un'altra di quei racconti che poi a forza di essere ripetuti diventa vera. Allora, volevo sapere da te se questo può essere una chiave di lettura del percorso dei comunisti e delle comuniste. Grazie, ciao a tutti, grazie ovviamente dell'invito. Ma guarda, allora, nonostante diciamo la mia professione e il lavoro a Repubblica, devo dire che condivido in toto la riflessione fatta da Maurizio poco fa, in generale, sulla valenza e sul significato che ha avuto la storia comunista non solo nel nostro paese e nel mondo. Riguardo alla tua riflessione, ecco, diciamo questi giorni ovviamente chiaramente si omaggia con la storia, o si parla, comunque si prende spunto da quella storia per fare anche delle valutazioni 100 anni dopo. Ma parlare di dannazione, premetto che a me personalmente è piaciuto il libro di Ezio Mauro, ma perché lo stimo come giornalista, dopodiché credo che oggi si faccia i conti con quella storia con molta molta facilità. Diciamo, 100 anni dopo è più semplice vedere le cose o emettere giudizi, invece bisognerebbe tornare
provare a mettersi nei panni di quei delegati che nel 21 fecero quella scissione, i motivi per la quale la fecero, qual era il contesto storico. Ed era un contesto di rivoluzioni, non solo c'era stata quella in Unione Sovietica, ma in Russia, ma era un fermento rivoluzionario in tutta Europa. E quindi era chiaro che ci fossero delle tendenze più radicali. Il Partito Socialista, quando arriva al congresso del 21, ci arriva con una grande progressione sia in termini di iscritti che di eletti, sia a livello parlamentare sia a livello territoriale con i sindaci. C'era stata una grande progressione anche dal punto di vista del radicamento con le camere del lavoro, con le cooperative. Quindi era una fase di grande espansione. E il fascismo in quella fase sembrava quasi, diciamo, l'ultimo vagito di una borghesia morente che era sulla via del tramonto. E quindi era anche comprensibile che questi compagni decidessero che era il momento di dare lo strattone al sistema. Dopodiché oggi si parla molto di riformismo, no? Ed è quasi la gara a definire il Partito Comunista d'Italia e i suoi eredi come il partito riformista. Forse nel dopoguerra il PC ha avuto delle fortissime tendenze riformiste, però bisogna anche metterci d'accordo sul senso di questa parola. Cosa voleva dire essere riformista anche per la minoranza turatiana? Di quel Partito Socialista. Era un livello di argomentazione e di radicalità nei temi che oggi ce lo possiamo scordare. Un livello altissimo. Turati stesso, comunque, era un socialista che credeva nel socialismo, nell'arrivo graduale, ma all'instaurazione di un governo socialista a livello proprio di tematiche, cioè di ideologia, ecco, era ideologico Turati, sì, era riformista, ma nel modo in cui ci si doveva arrivare, non nel posizionamento politico. E oggi si fa molta confusione quando si parla di questo. Ricordiamolo, quando i comunisti escono dal teatro Goldoni, il resto della sala canta Bandiera Rossa e chiede l'adesione alla Terza Internazionale. Quindi, insomma, oggi riguardare con la storia con le lenti odierne forse è un po' fuorviante. Ecco, ce ne fossero di Turati oggi in Italia, o almeno probabilmente Turati oggi sarebbe iscritto a Rifondazione, se proprio vogliamo metterla su un piano squisitamente politico. Questo un po' per ecco, provare a ragionare su quegli anni in maniera più corretta, se si vuole appunto ragionare bene. 100 anni dopo e fare la gara, insomma, per tirare l'acqua al proprio mulino, non lo trovo, ecco, non lo trovo molto corretto e un po' fuorviante. Dopodiché io sono contento che questa occasione sia stato un modo per parlare di questa storia, perché al di là di ragionare sul passato, su quello che è stato, su quello che poteva essere, io penso sia importante ragionare su quello che sarà, nel senso che il comunismo non è più, purtroppo, per me, per altri per fortuna, ecco, non è più la minaccia di 100 anni fa per il sistema capitalistico. Dopodiché le ragioni per le quali è nato il comunismo oggi sono assolutamente attuali. Ecco, probabilmente c'è meno povertà, cioè, nei paesi occidentali, ma i livelli di disuguaglianza sono ugualmente enormi. Ecco, io penso che il socialismo sia assolutamente ancora la risposta per le nostre società. E quindi è bene che se ne parli, è bene che si racconti quella storia, ed è bene ricordare quanto ha portato di buono comunque, quanti progressi, quanti diritti sono stati acquisiti grazie al sacrificio di comuniste e comunisti nel corso dei decenni. È una storia moderna in realtà, è una storia che ci parla al futuro, ci insegna che grazie all'impegno collettivo, grazie a delle idee forti, grazie anche all'ideologia, perché l'ideologia è importante per leggere il mondo attraverso delle lenti
che insomma ti permettono di guardare oltre il tuo orticello, oltre il tuo territorio, oltre la tua fase contingente. Ecco, grazie a tutti questi fattori collettivi e individuali, il coraggio, la scelta delle persone di dedicarsi a un ideale, ecco, attraverso tutto questo è possibile cambiare e migliorare la società nella quale viviamo e renderla meno ingiusta. Le ingiustizie sono davanti ai nostri occhi per chiunque abbia un po' di coscienza. Ecco, la storia del comunismo, del socialismo ci dice che la realtà non è immodificabile, o attraverso un percorso di radicale riforma o anche di rivoluzione è possibile apportare un cambiamento vero che non sia solo un maquillage elettorale. Quindi mi piace parlare del Partito Comunista dei 100 anni, soprattutto se ci dà delle indicazioni per il futuro. Quindi in questo senso ben venga che se ne parli, ben venga che si abbiano anche pure posizioni diverse rispetto al passato, ecco, però queste parole socialismo e comunismo vanno attualizzate e soprattutto non bisogna vergognarsene. Io spero che queste occasioni, anche facendo leva sulla mozione degli affetti per qualcuno, possano aiutare anche in questo senso. Grazie Matteo, condivido il tuo punto di vista, cioè il percorso del Partito Comunista, il percorso del Movimento Comunista è un percorso molto lungo che parte, come diceva Maurizio, già da prima che fosse fondato il Partito Comunista e che ha visto anche un importante e significativo ruolo delle donne e per questo volevo chiedere a Nicoletta qual è stato sin dagli albori, dall'inizio, diciamo, il ruolo soprattutto del pensiero femminista in questo cammino che, come dice Matteo, ci riguarda anche oggi, ci riguarda anche per la costruzione di una società futura. Sì, allora, intanto grazie anche da parte mia a Roberto Morea e a tutta Transform per l'invito. Io, come ho spiegato a Roberto quando mi ha invitato, non sono un intellettuale, sono un'attivista politica femminista e come tale ho cercato di rispondere al suo invito di dire qualcosa che fosse minimamente intelligente anche oggi. E parto anche dal mio percorso personale, perché io arrivo al marxismo e poi da lì al femminismo, quindi scopro prima Marx che non il femminismo, ma ci arrivo con un percorso eretico, così come forse è stato il movimento femminista in ogni parte della sua storia. Eretico perché io nasco dal punto di vista, tra virgolette, dell'impegno, nasco dentro l'oratorio, poi in gioventù aprista, poi scopro la teologia della liberazione, quindi Camara e quindi Boeuf, e scopro come sia importante l'emancipazione sociale e politica della società e con particolare riguardo ai poveri. E scopro che la povertà non è un elemento naturale, non è un elemento di colpa, ma è il prodotto di un tipo di società e di un tipo di produzione che ha un nome preciso, si chiama capitalismo, quindi da lì appunto il capitalismo. E guardate un po', studio il marxismo, frequentando un corso di formazione in una parrocchia periferica della mia città, Como, gestito da un frate. Quindi, come dire, davvero lì c'era già qualcosa di singolare. E, scoprendo poi il marxismo e quindi anche la dimensione rivoluzionaria, poi mi accorgo che la maggior parte dei poveri sono povere, cioè sono donne povere soprattutto. E quindi arrivo al femminismo da quella parte qua, per cui non nasco dentro, come si può dire, l'autocoscienza, i gruppi, ma nasco invece dall'aver preso in considerazione il fatto che viviamo in un mondo ingiusto, non per cause naturali, ma per cause storiche, economiche e politiche, e che dentro questo sistema però c'è un soggetto che è più sfruttato degli altri, non il più debole, come si dice, ma il più sfruttato, che sono appunto il genere femminile. E da lì scopro anche come purtroppo, e questo me lo insegna il femminismo, come ci sia sempre un,
un rimosso oppure un non considerato nella storia anche del movimento rivoluzionario e del movimento socialista e comunista. Cioè non si coglie mai fino in fondo l'apporto che le donne hanno dato a questi movimenti. È un apporto fondamentale anche dentro la rivoluzione d'ottobre, nella prima parte quantomeno della rivoluzione d'ottobre. Le donne, in particolare le intellettuali di quell'epoca, hanno dato un apporto fondamentale, così come, come si può dire, un gran numero di figure femminili autorevoli caratterizza l'insieme dei diversi movimenti rivoluzionari socialisti e comunisti. Penso a figure come la Zetkin, come la Kollontai, come la Rosa Luxemburg. Insomma, ci sono donne fondamentali che hanno segnato dal punto di vista della cultura anche del movimento rivoluzionario e comunista. E però ogni volta che si parla di rivoluzione, di comunismo, di socialismo, quando va bene si ricorda che ci sono anche le donne, quando va male si rimuovono completamente. Ecco, purtroppo questo avviene anche oggi, quando va bene, il femminismo viene indicato come qualcosa che ha a che vedere con la questione femminile e non invece come una diversa lettura del mondo. Ecco, io credo che sia fondamentale invece assumere l'idea del femminismo non come qualcosa che riguarda le donne o come uno strumento di emancipazione del genere femminile, ma come un modo di leggere la realtà, il mondo e anche i processi di soggettivazione, e quindi qualcosa che deve riguardare anche il genere maschile. Se non si assume anche quella visione, credo che si faccia fatica a cogliere la complessità della realtà. Allora, nel pensare al mio intervento di oggi, sono andata a riguardarmi tre miei maestri di pensiero e voglio semplicemente sottolineare alcuni degli aspetti di pensiero di quelle tre donne che citerò, perché io credo che avessero e hanno messo il dito nella piaga, individuando quelle che sono state, a mio avviso, delle questioni fondamentali che da una parte hanno consentito la sconfitta, dall'altro anche il fallimento di quella che è stata l'idea rivoluzionaria o il comunismo per come l'abbiamo conosciuto, ben consapevole che il comunismo non è un comunismo solo, ma ci sono diversi modi di pensarsi e di essere comunisti. La prima maestra di pensiero ovviamente è Rosa Luxemburg, e mi piace ricordare alcuni dei punti che lei aveva messo come fondamentali per quanto riguarda la teoria anche della rivoluzione. E il primo, secondo me, più importante è che la rivoluzione è inscindibile dalla libertà democratica, cioè dalle libertà democratiche. Ecco, io penso che questa questione sia una delle questioni abbastanza fondamentali in tutto il percorso perché se questa questione viene bypassata, poi credo che si cada nell'errore, appunto, cioè si cada negli errori che poi sono stati commessi. Il secondo aspetto è l'auto-organizzazione, quindi il fatto di ovviamente l'importanza dell'organizzazione e non del semplice spontaneismo, ma l'importanza di un'auto-organizzazione e quindi di un ruolo dello Stato che non, come si può dire, impedisse la capacità degli esseri umani di auto-organizzarsi sulla base dei loro bisogni e quindi di sperimentare anche da sé le possibili risposte. Dico questo perché proprio in questo momento, anche durante la pandemia, sono venute avanti delle pratiche di neomutualismo e di auto-organizzazione sui bisogni che dicono quanto sia importante la dimensione di auto-organizzazione, perché molto spesso questa capacità, oltre a attivare delle soggettività che magari resterebbero invece passive, consente anche di coprire quei buchi che per esempio qui in Italia il sistema sanitario pubblico e sociale hanno lasciato. Quindi, come dire, la pratica dell'auto-organizzazione ha a che vedere anche con alcune necessità
dell'oggi, così come sarebbe importante riscoprire un apprendimento collettivo e permanente come elemento vitale del percorso rivoluzionario. Ecco, io credo che pensare, per esempio, a un'educazione popolare permanente, che abbiamo un po' dimenticato, pensando che le persone possono formarsi da sé e che i pensieri avvengono soltanto nella testa di uno o due uomini. Invece l'educazione popolare permanente consente di cogliere quanto sia importante la formazione collettiva e quanto sia importante pensare che non è possibile agire delle pratiche che abbiano una qualche efficacia se non sono sostenute da un pensiero collettivo, che può essere appunto, che può formarsi solo dentro un percorso di approfondimento collettivo. Così pure come, se mi consentite vi rubo un secondo, così come credo, a mio avviso, penso che sia importante il concetto di libertà che Rosa Luxemburg esprime. Lei scrive: la libertà è sempre soltanto libertà di chi pensa diversamente, non per fanatismo per la giustizia, ma perché tutto quanto vi è distruttivo, di salutare, di purificatore nella libertà, dipende da questo modo di essere e perde la sua efficacia quando libertà diventa privilegio. Dentro dentro lo svuotamento del significato di libertà che in questi anni la destra, per esempio, anche in Italia ha fatto, ricordate il popolo delle libertà, ecco, io credo che riscoprire un concetto di libertà così come viene avanti dentro l'elaborazione di Rosa Luxemburg sarebbe interessante se si voglia ripensare ad una dinamica rivoluzionaria. Velocemente cito, ma per non prendere troppo tempo, l'altra mia maestra di pensiero, Simone de Beauvoir, la quale dice: non basta ovviamente la rivoluzione economica e sociale se insieme a questa, cioè non basta la lotta di classe se nel contempo non si mette anche in discussione il sistema di potere tra uomini e donne, perché esiste un secondo sesso, quello femminile, che è inferiorizzato non tanto per questioni naturali, ma perché evidentemente un sistema di potere che appunto lei definisce come patriarcato fa sì che vi sia un soggetto considerato inferiore ad un altro, e quindi non basta ovviamente la dimensione rivoluzionaria per come la si conosce, non basta la lotta di classe se contemporaneamente non vengono messe anche in discussione i rapporti di forza fra generi e fra sessi. E questo credo che sia un qualcosa che valga anche molto oggi, perché credo che se non si mette in discussione anche quel sistema di poteri lì, io credo che non se ne viene fuori. I femminicidi sono uno degli elementi che possono essere citati ad esempio, ma ve ne sarebbero anche altri. Ed infine la terza maestra di pensiero che voglio citare è Nancy Fraser, filosofa statunitense contemporanea, che fra l'altro è stata una delle firmatarie del manifesto per un femminismo del 99%, che finalmente, dopo anni in cui si era un po' affermato un femminismo accademico che parlava della differenza in termini molto astratti, appunto grazie a Nancy Fraser e ad altre intellettuali statunitensi e non, si è affermato un femminismo del 99% che vuole poter parlare a tutte le donne del mondo e non solo, e che rimette quindi al centro la dimensione della materialità della condizione femminile. Ebbene, Nancy Fraser dice un'altra questione a mio avviso estremamente importante e che caratterizza quantomeno il femminismo nel quale io mi riconosco di più, e cioè che l'ordine sociale capitalista contiene dimensioni diverse ma inscindibili: l'economia, la fabbrica e la famiglia. Non può bastare rivoluzionare le relazioni interne alla produzione se non si rivoluzionano le relazioni fra produzione e riproduzione sociale. Ora, anche questo aspetto, che è stato sempre o non considerato oppure rimosso, credo che sia uno degli elementi su cui oggi stiamo ancora discutendo, ma
se non affrontiamo il quale si fa fatica a, come si può dire, a sconfiggere davvero il sistema capitalista nella sua natura proprio, che contempla sia una relazione, come si può dire, asimmetrica dentro i luoghi di produzione, ma anche una relazione asimmetrica, fortissimamente asimmetrica, nei luoghi della riproduzione sociale e domestica. Quindi per dire che se non si colgono tutte le elaborazioni e tutte le analisi e tutte le riflessioni che sono state fatte dalle donne, non soltanto in quanto donne e rivolte alle donne, ma in quanto altra lettura del mondo, io credo che benché sia necessario oggi riscoprire una dimensione evoluzionaria e benché, a mio avviso, concordo con quello che veniva detto prima, benché a mio avviso si possa anche ritornare a tendere verso un'idea comunista, io penso che se non si affrontano alcune delle questioni che hanno messo sul piatto queste intellettuali femministe, io credo che ancora una volta dovremmo confrontarci con l'idea della sconfitta, ecco. Date se sono troppo lunga. No, grazie Nicoletta, molto interessante. Condividiamo, penso, diciamo, già anni fa, quando è stato lanciato il partito della fondazione del Partito della Sinistra Europea, l'abbiamo definito un partito donna, e quindi condividendo questo punto di vista tuo nel guardare il mondo attraverso quegli occhi. E noi, come sapete, non sono soltanto io che fa Transform Italia, abbiamo una vasta redazione, abbiamo adesso la rappresentanza di questa redazione a cui do la parola per porvi anche un'altra serie di domande. Roberto Musacchio, che è qui con noi, gli do la parola. Devi aprire il microfono. Senti, mezzi. Eccoci. Vedo che sia a te. Allora, faccio abbastanza breve, nel senso che volevo un po' parafrasare la cosa di Ezio Mauro, no? Sulla dannazione, cercando di collocarla invece da un'altra parte e ponendomi questa domanda: quando è che comincia la dannazione per cui in questo paese procede un elemento di omologazione che rende quasi morta la politica? Io ho visto che Maurizio ha scritto una cosa interessante attribuendola al craxismo, questo passaggio. Eppure io resto ancora, diciamo così, bisognoso di risposte di come quella cosa lì, che era il Partito Comunista Italiano, possa trasformarsi in qualcosa che tende sostanzialmente alla gestione delle esistenze senza più nessuna spinta riformatrice. Uso volutamente questo termine. Io sono stato alcuni anni a Botteghe Oscure e ricordo che appena entrato un dirigente che adesso potremmo definire dell'area migliorista mi spiegò, visto che io criticavo la presenza dei riformisti, che lì c'erano i riformatori, non i riformisti. Mi spiegò la differenza che c'era tra un termine e l'altro. E quindi questa dannazione, per cui sì, Craxi, ma perché Craxi ha vinto su tutti? E perché, diciamo, alcuni elementi come la centralità del privato, dell'impresa, del mercato sono diventati così totalizzanti dentro il sistema politico-culturale, anche mass-mediologico italiano? Forse senza pari in altri paesi d'Europa. Io mi occupo molto d'Europa, insomma, assomigliamo un po' a un paese dell'est da questo punto di vista. Quindi questa è la domanda. E se è vero che c'è questa dannazione, dove collochiamo la rinascita, la liberazione? Ecco, adesso Nicoletta Pirotta ha detto delle cose molto interessanti, ma noi abbiamo bisogno, lo dicevo prima, come si affronta la pandemia se non c'è dentro un'idea di cambiamento rivoluzionario di paradigma, che mette al centro la salute, che mette al centro nuovamente il pubblico, eccetera, eccetera, e semplicemente cerchiamo di far sopravvivere un sistema che comunque ha prodotto anche questa condizione della pandemia. Ecco, le due domande sono intersecate tra sé, però io penso che
capire perché siamo a questo punto è fondamentale anche per capire come risalire la china. Grazie. Cominciare da Matteo, magari, e poi dare la parola a Maurizio. Beh, è una bella riflessione quella di Roberto, anche perché la trovo assolutamente poi attinente con la realtà in cui viviamo, in cui appunto la parola anche riformismo ha perso completamente qualsiasi significato originario. Quindi quando una persona normale sente il politico che parla, c'è bisogno di riforme, sa benissimo che qualcosa gli verrà tolto a breve. Esatto. Ecco, tutte le riforme sono tutte a perdere da diversi anni a questa parte. Io non saprei, diciamo, incardinarla dal punto di vista storico quando è cominciata questa fase così, insomma, anche di conformismo da parte della sinistra rispetto al sistema economico. Diciamo che il Partito Comunista del dopoguerra, rifiutando, diciamo, anche la propria storia rivoluzionaria, quella che era stata nei decenni precedenti, già da lì comincia ad accettare un po' il sistema nel quale il sistema, più che economico, il sistema, diciamo, come potrei dire, di divisione del mondo dell'epoca. Quindi lì c'è un'accettazione della realtà, dell'esistente, ed è bello anche a volte quando si legge di quegli anni vedere la delusione di centinaia, di migliaia di persone, di operai che si aspettavano a quel punto la vera rivoluzione, e invece Togliatti dice no, non si fa più la rivoluzione, bisogna creare un fronte anche con altre forze, e lì gli operai capiscono che già l'utopia si sta allontanando. E poi si va avanti nel corso dei decenni, già se pensiamo, diciamo, all'austerità berlingueriana, già lì secondo me ci sono i primi semi. Praticamente Berlinguer dice: dobbiamo accontentarci, non possiamo chiedere troppo. La visione nazionale di quel partito, gioco forza, finisce per far perdere completamente la spinta al socialismo di quel partito. E poi gli anni Ottanta sono il disastro dal punto di vista generale di tutta la sinistra, perché quel partito socialista di fatto abbraccia in pieno l'ideologia che in quel momento, dagli anni Ottanta in poi, diventa l'ideologia predominante, che fa sì che oggi, come il bellissimo aforisma di Mark Fisher, è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. La sinistra, quella, insomma, non sicuramente Rifondazione o la sinistra europea o Transform, ovviamente, però diciamo quella che noi, semplificando, chiamiamo sinistra, ha accettato completamente questa idea del mondo, per cui è più facile pensare a un asteroide che ci disintegra tutti che un modello alternativo. E noi siamo 30 anni che purtroppo siamo sotto scacco e viviamo questa subalternità culturale. Non c'è un momento, io credo, che possiamo dire da quel giorno in poi è andata così. È stato un lungo processo nel corso del tempo, e in Italia probabilmente proprio perché abbiamo avuto un partito comunista così forte, e dal dopoguerra agli anni 70 la classe operaia, i sindacati avevano un ruolo così forte che gli ha permesso lì davvero di fare delle riforme e conquistare dei diritti. Oggi c'è quasi il senso opposto, no? Il pensiero critico si è completamente azzerato, come nei luoghi del socialismo reale si sono spostati a destra dopo decenni di socialismo. Anche in Italia oggi è la sinistra stessa la prima che non riesce a diciamo a discostarsi dal pensiero unico, purtroppo, nel quale viviamo. Sembra quasi che, anzi, la maggior parte di quelli che sono venuti dalla storia del Partito Comunista, poi diventato PDS, poi DS, si sono dimostrati i più zelanti nel voler
certificare l'abbandono, no, di quegli ideali. Se pensiamo a tutta la fase delle privatizzazioni nei primi anni 90, se pensiamo alla alle riforme del mercato del lavoro, è stata proprio la sinistra quella che ha fatto l'ariete per, non so, evidentemente per aprirsi degli spazi politici, per dimostrare fedeltà ad un sistema, non saprei dire, però effettivamente questa è la realtà che viviamo. Mentre invece ci sono in altri paesi europei delle forze di sinistra che comunque, pur con tutte le difficoltà, pur ovviamente con l'accettazione del fatto che non viviamo un momento rivoluzionario nel senso classico del termine, però tengono il punto sulla propria identità e sulla propria autonomia di pensiero, sulla propria fisionomia. Penso alla Spagna, alla Germania, all'Inghilterra stessa, quello che è stato l'esperienza di Corbyn, ha rappresentato una veramente un diverso modo di pensare. E questo un po' è un po' l'anomalia che noi viviamo nel nostro paese, che poi ci fa sentire tutti molto, molto più soli, molto più anche avversati poi dal sistema mediatico, e lo dico penso a ragion veduta, vedendolo anche da dentro com'è difficile far emergere delle visioni, delle idee alternative. Se pensiamo anche solo al vaccino, al fatto che non si riesce a far capire la gravità del momento, della situazione nella quale siamo, per cui ancora oggi continuiamo ad affidare un settore così fondamentale per la vita di milioni di persone a delle aziende private come se niente fosse. Questa è la vittoria culturale, purtroppo, dell'ideologia capitalistica e liberista nella quale siamo. Detto questo, io non penso che sarà sempre così, penso che la storia sia fatta di cicli, penso che le ingiustizie che noi abbiamo di fronte agli occhi, a noi probabilmente ci sono più chiare, perché per chi viene da una certa storia, per chi l'ha studiata, per chi ha delle idee, è più facile aprire gli occhi e vedere. Ma il livello di ineguaglianze, di ingiustizia è talmente alto che io credo che prossimamente ci sarà una nuova ventata, tra virgolette, rivoluzionaria, nel senso che ricominceremo probabilmente, forse, anche questa emergenza, questa tragedia che stiamo vivendo può dare alle persone l'opportunità di rimmaginare un po' anche il nostro modo di organizzare la società. Quindi gli spazi ci sono e non dobbiamo neanche aver paura di immaginare cose nuove, completamente radicali. A me ha commosso, commuove vedere ad esempio quello che sta facendo Cuba nella ricerca per il vaccino. Quella è la dimostrazione pratica, no? Che l'adesione a certi valori, alla fedeltà a certi valori, oggi dimostri quella solidarietà, può dare un'opportunità a una parte del mondo che è completamente dimenticata. Quelli sono venuti ad aiutarci senza chiedere nulla in cambio. Sono storie che in realtà possono dire tanto, anche solo se sul piano simbolico, ma non solo simbolico, possono veramente darci l'opportunità di dimostrare che esistono degli spazi alternativi per pensare ad un modo veramente diverso di stare al mondo, non individualmente ma collettivamente. Non sono negativo, sarà che sono i 100 anni del PC e quindi la cosa un po' ti fa tornare un po' quel fuoco, ma non sono assolutamente negativo e penso che in realtà ci sarà un ciclo di riconquiste e comunque di nuova consapevolezza collettiva. Grazie Matteo, anche un po' di ottimismo, della volontà che ci vuole. E no, a Nicoletta, visto che Matteo appunto faceva questo, aggiungo diciamo soltanto un elemento a quello che diceva Musacchio. È vero che c'è questa omologazione, però è anche vero che oggi stiamo celebrando un social forum, per esempio virtuale, in cui le voci, le critiche a questo modello politico, sociale, economico ci stanno tutte,
e quindi magari anche questo come punto di riflessione prima di dare la parola a Maurizio per chiudere. Nico. Sì, certo, ma Roberto, dici bene. Io fra l'altro segnalo che dentro questo contesto così complicato, no? Diceva bene Matteo Pucciarelli che appunto si sono perse un po', no? Le ragioni della sinistra, per come per esempio l'ho conosciuta la mia generazione, e anche le conquiste della sinistra, anche perché in mancanza di movimenti sociali che in qualche modo rompono, con, cioè difficilmente, ma credo anche perché il riformismo che almeno ho conosciuto io era un riformismo che però cercava di mettere insieme due punti di vista, no? Quello capitalista e quello socialista. Oggi il riformismo è tutto dentro l'ordine di cose capitaliste, quindi probabilmente non è un riformismo vero, perché c'è un pensiero unico, e anche quelle forze che vengono erroneamente, a mio avviso, considerate di sinistra, stanno dentro quel pensiero unico lì, quindi diventa difficile pensare che ci possa essere un riformismo come quello che ci fu all'origine, no? Ecco, al di là di questo, mi piace però sottolineare intanto il fatto che si stia facendo, come dicevi tu Roberto, un social forum virtuale che fra l'altro è davvero ricchissimo di presenze e di soggetti che ancora pensano che il mondo possa essere cambiato. Ecco, anche questa cosa non è scontata, cioè non era scontata dentro le politiche neoliberiste, e invece c'è ancora una larghissima parte di mondo, e anche molti giovani, che pensa che sia possibile che il mondo sia cambiato. E dentro questo c'è, bisogna sottolinearlo, la nascita di un movimento femminista completamente nuovo rispetto a quello che abbiamo conosciuto, anche se in qualche modo ripercorre, se volete, un po' la strada della dimensione politica che fu il femminismo degli anni 70, perché il femminismo che è nato in Argentina con non una di meno, mette sul tavolo una serie di questioni che ovviamente aiutano anche a fare passi avanti se si vuole cambiare il mondo. E una di queste questioni, la cito perché a mio avviso è importante, è il concetto di intersezionalità, e cioè a dire non si può pensare di cambiare il mondo se non si tengono, cioè, se non si analizzano anche i processi di soggettivazione che sono molto legati al concetto di classe, di razza e di provenienza politica. Se queste cose non stanno insieme, si fa fatica a immaginare delle soggettività concrete e materiali. Dire donna vuol dire poco, così come anche uomo vuol dire poco. Se non considero anche il fatto che sono una donna magari operaia, che sono una donna dalla pelle nera, che sono una... quindi come dire, non è possibile anche lì fare di tutta l'erba un fascio, che come si può dire, il paradigma dell'intersezionalità potrebbe aiutare il rifondare un pensiero che abbia dentro di sé il concetto di rivoluzione. E questo movimento è un movimento fatto soprattutto da giovani donne, a voler significare che l'onda lunga del femminismo c'è stata, e quindi, come dire, offre anche una speranza, perché se esiste un movimento femminista formato da giovani donne che pongono sul tavolo una serie di questioni anche nuove legate alla loro condizione materiale, io credo che di speranza ce ne sia ancora, e tanta. E poi c'è un'altra questione, secondo me. Dentro la pandemia è divenuta centrale una parola, che è la cura. Ecco, io credo che la cura, un concetto che anche lì abbiamo bisogno di capire che tipo di cura intendiamo, perché a me non interessa curare questo sistema o dare delle pezze di soluzione ai problemi che questo sistema ha creato. Però se noi intendiamo la cura come un paradigma, no, capace di rivoluzionare l'esistente, perché mette in discussione fino in fondo le caratteristiche e le relazioni che questo sistema ha
ha determinato. Ecco, io credo che se intendessimo la cura con quest'ottica potrebbe diventare un paradigma che tutti capiscono, perché oggi tutti sentono il bisogno di essere curati. Ecco, l'importante appunto è cercare di far comprendere che possiamo essere curati solo se superiamo questo sistema, solo se lo mettiamo in discussione, solo se proviamo a uscirne fuori. L'ultima cosa che dico, scusatemi la confusione e la non linearità del mio pensiero, è che però non possiamo pensare di rivoluzionare il mondo se non rivoluzioniamo anche noi stessi, noi stesse. Perché credo che il neoliberismo non abbia soltanto modificato l'essere umano, come si può dire, che non vuole cambiare il mondo. Credo che abbia modificato anche chi come noi questo mondo lo vuole cambiare. E la difficoltà anche del mettersi insieme, del ricostituire una soggettività politica capace di riparlare di rivoluzione e di cambiamento del mondo. Questa incapacità nostra di mettere insieme, di spaccare il cappello in quattro, credo che abbia a che vedere anche con la, come si può dire, il fatto che il neoliberismo abbia inciso anche dentro la nostra stessa umanità e che quindi avremmo bisogno di riscoprire una dimensione di solidarietà umana anche fra noi stesse e fra noi stesse. Vi consiglio in chiusura di leggere un testo non nuovissimo, anzi molto antico, che è quello di Alessandra Kollontai, quando rivolgendosi ai giovani comunisti dell'epoca scrisse Largo all'Eros alato, parlando di amore, non di amore inteso come coppia, ma di amore inteso come capacità di rivoluzionare se stessi e se stesse, i propri sentimenti, la propria cultura, per immaginare un mondo nel quale appunto ci possa essere davvero una trasformazione profonda del sistema capitalista che fa profitto anche delle nostre vite, non solo del lavoro. Quindi ecco, io credo che ci siano degli elementi di speranza nonostante tutto, se però vogliamo cambiare anche noi stessi. Grazie. Grazie a te, Nicoletta. È interessante punti di vista. Gli spunti per Maurizio adesso sono tanti, quindi non ne aggiungo altri. Gli do subito la parola per sentire un po' lui che ne pensa di tutto questo processo. No, innanzitutto voglio dire che sono completamente d'accordo con Nicoletta. Aggiungo una cosa, che non è a caso che negli anni 60 il famoso slogan, la famosa canzone dei Beatles, All You Need Is Love, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è amore, e via discorrendo, il Peace and Love, eccetera, aveva origine da un movimento come quello della Beat Generation, che è stato iniziato da un poeta comunista omosessuale, figlio di una comunista degli anni 20-30, che si chiamava Allen Ginsberg, per dire che c'è un filo rosso molto complesso nella nostra storia che viene molto spesso raccontato in una maniera molto molto banale, perché come scriveva Breton, cambiare la vita e cambiare il mondo, insomma, sono due imperativi che devono andare insieme. È molto interessante quello che diceva Nicoletta, a mio parere, perché io sono convinto che il manifesto femminista del 99%, l'ho detto in molte nostre riunioni, a mio parere è un manifesto comunista del 21° secolo e merita la massima diffusione questo testo scritto da tre compagne nordamericane, ma una nordamericane, ma in realtà due non sono statunitensi, una anzi è una compagna italiana. Noto una cosa, per esempio l'intersezionalità che Angela Davis ha introdotto nel movimento, nel dibattito del movimento, prima negli Stati Uniti, adesso insomma da un po' di anni in tutto il mondo, non è un caso che venga da Angela Davis. E la Davis dice che indica tra, insomma, una di quelle che aveva, che l'intersezionalità, la proposta praticata, una comunista americana, nordamericana, statunitense, che se no
compagni e le compagne latinoamericane si offendono, che si chiamava Claudia Jones. Io vi racconto brevemente la storia. È una attivista afroamericana che guidò il Partito Comunista e le lotte degli afroamericani finché, e delle, soprattutto delle afroamericane, fino a che fu mandata in esilio in Gran Bretagna. E in Gran Bretagna fu la principale organizzatrice del movimento della comunità caraibica, cioè dell'immigrazione nera in Gran Bretagna, che veniva ovviamente dalle Indie occidentali. Quando andate in agosto a Londra e capitate al carnevale giamaicano di Notting Hill, che per me, che ho fatto il DJ di musica reggae, è una cosa importante quanto la tomba di Marx al cimitero di Highgate, beh, quel festival fu fondato da quella comunista intersezionale afroamericana che si trovò a Londra e costruì quel movimento antirazzista con un dispositivo che poi la comunità omosessuale ha utilizzato a New York, inventando la parata, cioè il proprio orgoglio, la propria manifestazione pubblica come strumento di lotta dopo la rivolta di Stonewall, eccetera. E a me piace sempre sottolineare la complessità della storia del Novecento, perché veniamo sempre raccontati come se fossimo tutti lo Straker del dottor Zivago, anche se quella figura è del tutto rispettabile, perché alla fine sconfigge le armate bianche, quindi il suo dovere lo fa e fa progredire comunque l'umanità, tengo a precisarlo. Va detta una cosa: che da decenni la storiografia del movimento operaio ci ha aiutato anche a riflettere sul fatto che l'elemento di cui parlava Nicoletta e che sottolineava la nostra mai troppo ricordata compagna Lidia Menapace è fondamentale. Quando Lidia diceva non ti puoi dire comunista se non tieni conto del fatto che la maggioranza dell'umanità, e quindi la maggioranza del proletariato, è composto da donne, noi pensiamo sempre che sia una novità. Ora, se noi prendiamo la storia del movimento operaio, in realtà parliamo sempre di operai, di lavoratori, perché allora il linguaggio era, insomma, non c'era stato ancora il femminismo, diciamo, degli anni 60-70, ma in molti settori, molti dei grandi scioperi e lotte che noi celebriamo, ricordiamo, meglio che un tempo si ricordavano, perché oramai questa storia la conosciamo solo pochi addetti ai lavori appassionati, perché c'è stato un tale lavoro di cancellazione della storia, ma comunque i grandi scioperi, grandi lotte, molto spesso vengono immaginati come fatti da operai maschi di 40-50 anni o giovani, a seconda dei cicli maschi, mentre in realtà avevano come protagoniste assolute le donne. Perché ogni volta che noi leggiamo degli scioperi delle lavoratrici tessili, dei lavoratori tessili, in realtà quegli operai erano lavoratrici, erano operaie. E questa è una cosa che va ricordata. E quindi, così come andrebbe ricordato sempre, che insieme al manifesto, il libro più letto, anzi per alcuni decenni, più diffuso dello stesso manifesto di Marx tra la classe operaia tedesco, diffuso dalla socialdemocrazia tedesca, che allora era il più grande partito marxista rivoluzionario del mondo, il testo più era quello sull'emancipazione della donna di August Bebel, che non era ancora un testo femminista, ci mancherebbe, ma che rispetto alla società di allora sviluppava un discorso avanzatissimo e nasceva proprio da un'elaborazione che poi porterà la rivoluzione bolscevica ad essere, questo ci sono storiche femministe americane che nel centenario della rivoluzione hanno scritto bellissime cose, pochissime tradotte in italiano purtroppo, su quanto le autrici, le rivoluzionarie citate da Nicoletta, che peso ebbero, che non era un peso qualsiasi della rivoluzione, perché la rivoluzione faceva proprio anche la trasformazione radicale della vita quotidiana a partire dalla liberazione della donna. Se noi pensiamo che nel 1920 ci fu, un anno prima di Livorno, a Baku, il congresso
che si fa con i popoli dell'Oriente e in cui viene approvato un manifesto sulla parità uomo-donna nel matrimonio, la libertà della donna di non portare, di non essere, di non circolare coperta, e mille altre cose, l'accesso al lavoro e all'istruzione uguale, eccetera, eccetera, in società che insomma erano, in cui i principi di laicità, diciamo, della Rivoluzione francese non erano arrivati neanche lontanamente dall'idea della portata rivoluzionaria del movimento, e il fatto che da questo punto di vista noi non dobbiamo mai vedere il comunismo, se inteso nei termini di Marx, come un movimento reale che abolisce lo stato di cose presente, come una qualche identità fissa, perché le forme attraverso le quali i processi di liberazione si sviluppano diventano nuove fonti del movimento, lo arricchiscono, lo trasformano, e questo è assai positivo, e io credo che noi dovremmo recuperare questa visione larga e parlare di comunismo al presente e al futuro, oltre che al passato, perché guardate bene, poi prima hanno detto che non si poteva usare la parola comunista, poi socialista, poi si è cominciato a dire che anche sinistra non va bene, e alla fine ci ritroviamo in un contesto in cui le classi subalterne sono private di una maniera per definire la propria politica autonoma, cioè il proprio essere soggetti collettivi in maniera autonoma rispetto alle classi dominanti. Mia nonna, che era nata nel 1906 o 7, non ricordo, quando non usava il termine liberale, essendo nata nella Puglia di Vittorio, i liberali, quando lei era bambina, diceva: al mio paese c'erano i socialisti e i forcaioli. I forcaioli, perché appunto i liberali non erano, insomma, noi che discutiamo amabilmente sulla parità, sui diritti, eccetera, eccetera, come vogliono far credere. No, i liberali erano i forcaioli. Comunista, socialista e anche democratico nell'Ottocento erano le parole con cui si nominava l'azione delle classi subalterne che lottavano per la propria emancipazione. E questa idea forte, io credo che noi la dobbiamo recuperare tutta. Vengo alla questione della dannazione della sinistra di Ezio Mauro, che anch'io considero un grandissimo giornalista, tra l'altro invidio la capacità che ha di narrare le cose, persino il tono di voce, è un fuoriclasse, peccato che però il suo punto di vista, io credo che sia, esprima il punto di vista egemone da un trentennio a sinistra e che ha condotto all'eutanasia della sinistra, a mio parere. Quindi non va contrastato con una visione settaria che lo demonizzi, ma messo in discussione e destrutturato persino nella fondatezza storica della tesi. Non si può ridurre la storia della sinistra al fatto che la sinistra si scinde, anche perché non c'è bisogno di fare tanti libri, bastava il senso del libro Gesù di Nazareth, il film dei Monty Python su Brian di Nazareth, no? Sul fronte di liberazione a Galilea, o il fronte popolare di liberazione a Galilea, cioè è tutto già detto e conosciuto da questo punto di vista. Il dividersi, creare nuove organizzazioni, sviluppare nuove teorie, eccetera, è normalissimo che accada. Era accaduto prima. Pensate un po' che sempre Turati, io in questo centenario cito più Turati di Gramsci, perché che noi stiamo con Gramsci è scontato, ma la cosa che ha detto Matteo, che è quella che io penso su Turati, mi sembra più interessante. Turati, intervenendo, dice: è stato doloroso, ma nel 1892 noi ci siamo dovuti separare dagli anarchici. Quindi dividersi a volte può essere anche una necessità, ovviamente non mi riferisco alla follia delle scissioni che hanno semidistrutto il nostro partito per fare 50 partiti comunisti di cui non si accorge nessuno, mi riferisco al fatto che fa parte di uno sviluppo di un processo storico che un
movimento di massa esprima varie tendenze, varie organizzazioni, che queste tendenze anche si scontrino tra di loro, si uniscano. Quindi questa idea che noi, perché a destra c'è qualcuno che pensa che la dannazione della destra è che si dividono, ma cavolo, tutto il Parlamento italiano oramai è di destra o economica o direttamente erede del fascismo, eppure dico destra economica nell'eccezione che usava il PC nei suoi almanacchi che venivano diffusi in centinaia di migliaia di copie fino agli anni 70, credo almeno all'81 ne ho una copia, quindi lo distribuivano ancora. In quello del 73 la destra, se mi ricordo bene, la destra economica veniva definita come le forze politiche che esprimevano direttamente gli interessi, diciamo, della Confindustria, del grande capitale. Oggi potremmo dire che quasi tutto il Parlamento è di destra economica, se non si offende nessuno. La dannazione della sinistra, a mio parere, comincia negli anni 80. Perché? Perché quelli che si dividono a Livorno sono stati uniti nel combattere il fascismo dopo una fase di un decennio di scontro nei fronti popolari, in Spagna, nella resistenza, nel conquistare la Repubblica, nel fare l'Assemblea Costituente e scrivere una Costituzione che non è socialista ma potrebbe condurre quasi al socialismo semplicemente applicandola, e in tutte hanno ricostruito il più grande sindacato di classe guidato da Di Vittorio, che aveva per vice un socialista, l'ARCI, le cooperative, hanno conquistato un terzo e poi metà dei comuni italiani nel 75-76. Tutte le grandi città italiane erano governate da questi qui tutti insieme, comunisti e socialisti, e via discorrendo. E anche quando sono stati divisi con la nascita del primo centrosinistra negli anni 60, comunque si sentivano tutti parte del movimento operaio. Tra l'altro faccio notare che quelli lì, quei socialisti, quando c'era qualche fatto di repressione, marciavano in prima fila contro la repressione, al contrario di come ci accadde a Genova, che il giorno dopo l'assassinio di Carlo Giuliani, quella che oggi chiamano sinistra, neanche sentì il dovere di venire a manifestare con noi, e furmo caricati anche il giorno dopo. Io sono convinto che i socialisti del 1970 sarebbero venuti lì con noi quella domenica dopo Piazza Limonda. Ma andiamo avanti. Perché dico che la dannazione comincia negli anni 80? Io non dico solo con Craxi. Io dico questo: negli anni 80 accade che per la sconfitta del movimento operaio, che era stato all'offensiva negli anni 60-70 in tutto il mondo occidentale, per la trasformazione del capitalismo che deriva anche dalle vittorie del movimento operaio, per il progressivo venir meno della soggettività sociale che per un secolo era stata, perché noi quando parliamo di sinistra, per un secolo e passa, non è che parliamo di opinioni, parliamo di un soggetto sociale prima ancora che politico, cioè la classe lavoratrice organizzata. E questa classe lavoratrice aveva in determinati settori dell'economia capitalistica, di quella che un tempo si usava il termine composizione di classe, una soggettività di massa organizzata, che poi esprimeva anche dei partiti politici. Il venir meno, l'assottigliarsi, sarebbe lunga la discussione, del movimento operaio tradizionale, le sue sconfitte, perché c'è stata anche resistenza negli anni Ottanta. In Inghilterra io cito sempre lo sciopero dei minatori, in Italia la Fiat 1980, ma lo stesso referendum sulla scala mobile. Cosa accade? Che prima i socialisti con Craxi fanno una svolta, cioè c'è una nuova classe dirigente che a un certo punto fuoriesce dalla tradizione socialista e si fa interprete della nuova società, dando ovviamente del fatto che c'è una quota di classe lavoratrice che è acculturata, impiegatizia, che finisce nel lavoro autonomo, insomma
a questa nuova composizione della nostra società gli dà un'espressione politica moderata e sostanzialmente passa a essere una sinistra del capitale. Ed è quello che poi è accaduto dopo la sconfitta e la morte di Berlinguer al Partito Comunista Italiano. E quindi da quel momento, a mio parere, comincia la dannazione vera della sinistra, perché la sinistra, come l'abbiamo intesa, è andata proprio scomparendo, tant'è vero che noi oggi la nostra stessa esistenza ignota la maggioranza delle italiane e gli italiani, cioè il fatto che ci siano ancora delle persone che pensano che bisogna ragionare in termini di comunismo, di socialismo, di andare oltre il capitalismo. Quella per me è la dannazione della sinistra, che è un fenomeno perlomeno europeo, perché faccio notare che nel corso degli anni Ottanta, tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, tutte le socialdemocrazie europee, cioè quella schifezza che si chiama Partito Socialista Europeo attualmente, che è stato corresponsabile di tutte le politiche neoliberiste dell'ultimo trentennio, tutti quei partiti, da formazioni del movimento operaio riformiste, si trasformano in formazioni del movimento operaio di centro sostanzialmente, poi che non sono più espressione del movimento operaio. C'è stato adesso recentemente un tentativo bellissimo di Jeremy Corbyn di far tornare a essere socialista il partito laburista inglese, e non è un caso che tutto l'establishment laburista ha fatto di tutto per far perdere Corbyn nella maniera più fragorosa possibile, perché in realtà è stato considerato un corpo estraneo, un intruso. È come se alle primarie del PD vincessero le primarie e il PD diventasse sull'onda di un Musacchio è candidato, va meglio, perché è stato anche europeo, quindi ha una visione più larga. Musacchio fa il leader del Partito Democratico, quelli farebbero di tutto per fargli perdere le elezioni, perché ovviamente il suo tipo di impostazione è oramai incompatibile. Ultima cosa sul libro di Matteo: io credo che il libro di Matteo sia molto importante, e faccio outing con una confessione. Io e Franco Berardi Bifo avevamo pensato di fare un libro identico, cioè una raccolta comunisti, di biografia di comunisti. Siccome Matteo l'ha fatto per gli italiani, lo faremo internazionale. Però io credo che sia molto importante per un motivo, perché le storie sono importanti. E aver rubato le storie delle persone e attraverso quelle storie interi pezzi di esistenza collettiva, di processi storici, è un grande furto che è stato fatto. L'anno scorso era il 130° anniversario della morte di Luigi Longo, che è stato il capo delle Brigate Internazionali in Spagna e il capo militare della Resistenza italiana. Io credo che il Parlamento italiano, non ho verificato, non abbia dedicato neanche mezzo secondo a una commemorazione. E quindi libri come quello di Matteo vanno diffusi ovunque, perché sono storie di persone che hanno reso l'Italia, persone che dal 21 in poi hanno trasformato l'Italia in un posto migliore in cui vivere, e hanno fatto sì che quello che era un paese arretratissimo ha conquistato un livello di libertà e diritti sociali che senza quei compagni e quelle compagne non avremmo mai avuto. E quindi rimparare un po' di nomi e un po' di storie, io credo che sia davvero un compito importantissimo in questa fase. Grazie, grazie Maurizio, grazie a tutti voi, a Nicoletta, a Matteo e a tutti quelli che ci hanno seguito sulla nostra pagina Facebook. Questi sono materiali preziosi e ragionamenti che noi, insomma, auspichiamo che possano servire a fare quel processo di formazione continua che diceva Nicoletta, università popolare possa contribuire. Educazione popolare. Esatto. Educazione popolare che possa servire appunto a tramandare, non solo a tramandare, ma anche a far rinascere, a creare nuove, sulla base delle nuove condizioni, una critica a questo sistema. Quello che diceva Matteo, che
evidenzia ancora oggi ingiustizia non solo nel campo sociale, ma se pensiamo anche all'impatto che sull'ambiente ha questo sistema, anche quello è un altro degli aspetti su cui potersi mobilitare ancora. Ecco, diciamo questo. Noi come Transform Italia continuiamo e continueremo questa nostra ricerca, lo facciamo settimana prossima con altre due figure, insomma, anche carine, se permettete, Paolo Pietrangeli e Olivetti, che saranno con noi a raccontare un po' questo percorso di questo pensiero che sicuramente non termina con la fondazione e l'esaurimento dell'esperienza del Partito Comunista Italiano, ma che secondo noi c'ha ancora altre radici profonde e frutti a cui attingere. Grazie ancora a tutte e a tutti e alla prossima. Buonasera.